Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in TV il caro tema dell'allunaggio, videotema. That's what I'm looking for. Good show. I told him you were. What? Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there it is, all but about 5 inches. Okay. And that one was... Okay, and John, stand by for a feed water tone. It's got it. How's that? Lo storico video dell'astronauta Charlie Duck che cade sulla Luna. In fondo cadono le stelle e possono cadere anche gli astronauti, vero? Lo domandiamo al nostro caro ospite di oggi, il sociologo e ufologo Roberto Pinotti. Benvenuto Roberto! Grazie a tutti. Come va? Bene, eh? Bene. Insomma, cadono anche gli astronauti, quindi, non solo le stelle. Eh beh, evidente. Lassù si cade e si vola. Roberto Pinotti, uno dei massimi esponenti nel campo ufologico, spesso protagonista sulle reti nazionali sul appunto tema in questione. Ricordiamo inoltre la sua presenza a Mistero, uno dei programmi televisivi più seguiti dagli appassionati di appunto mistero e di paranormale. Oggi parleremo di un tema molto caldo, anche se la superficie è molto fredda, ovvero mi riferisco al tema Luna, al tema delle costruzioni megalitiche che appaiono in numerose foto e in numerosi filmati. Roberto, cosa ci puoi raccontare in merito? Sì, tra l'altro va detto che questa storia è abbastanza vecchia, nel senso che già pochi mesi prima dello sbarco del Apollo 11, la NASA aveva realizzato uno studio ad hoc sui cosiddetti fenomeni lunari transitori o transeunti, che dir si voglia. Con questa dizione si faceva riferimento a tutta una serie di fenomeni otticamente rilevati sul nostro satellite dalla Terra, quindi si parla della faccia ovviamente della Luna che noi vediamo, nel corso degli ultimi 300 anni. E naturalmente chi aveva fatto queste rilevazioni non erano dei passanti casuali, erano astronomi di chiara fama, oppure degli astrofili che comunque tecnicamente non avevano nulla da invidiare ovviamente anche agli astronomi con i loro strumenti. E sono state assommate circa 600 di queste casistiche anomale, in almeno la metà delle quali è già forza ritenere che i fenomeni registrati si potrebbero spiegare soltanto con, diciamo, la presenza di qualche cosa di attivo sulla Luna. Quando dico attivo, voglio dire semplicemente che sappiamo tutti che la Luna è un mondo che potremmo definire morto, nel senso che è privo di atmosfera, c'è sì una piccola quantità di acqua allo stato ghiacciato, ma questo è, diciamo, non è ovviamente a livello rilevante per noi, e comunque sia le escursioni termiche sulla sua temperatura vanno appunto dallo zero addirittura a quello che è un forno a microonde, perché una volta irradiato dal sole la superficie lunare è abbastanza sull'infernale andante. Allora, tutto questo non trova spiegazione nella possibilità che ci siano forme di vita sulla Luna, e quindi se noi dovessimo invocare l'azione di qualcuno lassù dovremmo per forza di cose pensare che c'è qualcuno che vi opera, anche se non ha nulla di autoctono. In questo campo possiamo dire che c'è una serie di fatti e di fenomeni specifici, cioè si parla per esempio di luci che si spostano nelle zone in ombra della Luna di concerto,
si registrano tracce di trascinamento sulla superficie dei crateri, si vedono oggetti di forma apparentemente regolare o a forma di cupola o a forma di pinnacolo, le famose cuspidi di Blair per esempio rientrano in questa fenomenologia. Insomma, c'è tutta una serie di stranezze che non sembrano spiegarsi completamente con fenomeni di tipo naturale o comunque ricollegabile al caso, ed è per questo forse che la NASA realizzò questo catalogo che fu fornito agli astronauti della prima spedizione lunare, fra l'altro. È chiaro che di questo fenomeno si tende a non parlare. E solitamente quando non se ne parla vuol dire che qualcosa di vero c'è. Lo so, però il catalogo esiste, la NASA l'ha fatto. Io stesso me lo sono tradotto e l'ho messo in appendice in uno dei miei libri. Quindi di conseguenza non è che c'è, è un po' un segreto di Pulcinella. Il fatto è che ovviamente, come dicevamo appunto un minuto fa, il fatto che non se ne parli può sottintendere che non se ne deve parlare. Mitchell, uno degli astronauti che andò sulla Luna, dice: basta silenzi su UFO. Da Repubblica.it riportiamo una parte dell'intervista nella quale dice: troppi interessi economici in ballo, è giunta l'ora di dire la verità. Non serve aggiungere altro, penso. No, affatto. Tra l'altro aggiungo una cosa, nel 2013, un anno fa, io sono stato invitato a un evento un po' particolare, cioè è stato realizzato al Circolo della Stampa di Washington, la capitale degli Stati Uniti. Da una commissione... ci sentimmo in quell'occasione, Roberto, sì, al tuo ritorno. Esatto, è stato organizzato da questa commissione parlamentare questa settimana di lavori con 40 esperti mondiali e 10 paesi rappresentati, l'Italia l'ho rappresentata io, proprio per fare un po' il punto sul fenomeno UFO. Le conclusioni furono, ricordiamole, che il fenomeno UFO esiste indiscutibilmente, che il fenomeno UFO è una realtà tecnologica, che il fenomeno UFO è una realtà tecnologica avanzata ed è anche una realtà che non trova apparente riscontro in niente che conosciamo qui sulla Terra. La conseguenza è che si suggerì alle Nazioni Unite di occuparsene. Purtroppo noi tutti sappiamo che l'ONU diciamo conta molto poco e quindi è stato più che altro una pia, un pio invito, ma la cosa è finita un po' lì. La cosa però interessante è che i lavori furono proprio aperti in videoconferenza dall'astronauta Mitchell, il quale ribadì questi concetti e disse che nell'ambito della NASA molti sanno ma tacciono. Thomas Berkeley, sempre su Repubblica.it, annuncia di aver scoperto un pianeta cugino della Terra che avrebbe una stella intorno alla quale ruota, proprio come il pianeta Terra intorno al Sole, e questo pianeta avrebbe una dimensione pari alla metà di quella appunto del nostro Sole. Ecco, anche questa, possiamo dirlo, è di fatto una sorta di annunciazione di un qualcosa di cui già si parla dal tempo e di cui anche tu parli da tempo. Non siamo soli. Sì, ma infatti, ma poi il problema qui è che stiamo parlando un po' della scoperta dell'acqua calda. È dagli anni 70, con le prime missioni Viking su Marte, che si sapeva che su Marte l'acqua c'era. Oggi, a distanza di tutto questo tempo, essa viene materialmente constatata. E allora? Ma lo sapevamo già da allora. Il problema è che la comunità scientifica internazionale, codina e conservatrice, timorosa del nuovo e soprattutto timorosa di alterare gli equilibri economici anche su cui la scienza si fonda, perché la scienza, ricordiamolo, è al servizio dell'economia, ecco, tutto questo ci deve indurre a pensare che in realtà le cose come stanno noi le sappiamo già, è che il problema è un altro, il problema è quando le autorità, quelli che decidono cosa deve venir detto e deve venire comunicato, decideranno che è il momento di farlo. Ah, sempre a proposito di universo UFO, ricordiamo anche che, insomma, Roberto Pinotti in tutte quante le librerie, con uno splendido volume che io ho letto, UFO oltre il contatto, e che subito dopo la pubblicità parleremo in maniera più specifica anche di un qualcosa che riguarda l'Italia. Torniamo subito!